La sala convegni di Spazio Europa a Roma ha ospitato la presentazione del progetto Strade d'Europa, a cura dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini. Strade d'Europa vuole aiutare le amministrazioni locali, le imprese e le associazioni del Centro Italia ad accedere ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Attraverso il nuovo portale internet stradedeuropa.eu è possibile adesso conoscere e valorizzare tutte le opportunità offerte dai finanziamenti europei. È una grande opportunità. Noi siamo quelli che hanno un'idea di Europa molto precisa ed è un'Europa che sia vicina alle persone e non distante in maniera siderale come è attualmente. Questo è un fatto politico su cui ci battiamo per renderla sempre più un'Europa delle persone, dei popoli, piuttosto che un'Europa delle banche e della finanza, ma è anche un fatto concreto, perché poi siamo gente concreta e quindi vuol dire, per esempio, avvicinare i comuni, gli enti locali ai finanziamenti europei, avvicinare le aziende private, le associazioni culturali, le cooperative al vasto mondo dei finanziamenti che sono diretti, quelli che arrivano direttamente all'Europa, e indiretti perché passano attraverso dalle regioni. Per questo c'è Strade d'Europa da oggi, stradeeuropa.eu, è un portale internet, uno sportello al servizio delle amministrazioni e dei cittadini, con delle persone che materialmente rispondono e aiutano nel partecipare a questi progetti di finanziamento. Abbiamo ringraziato Nicola Procaccini che ha immediatamente mantenuto l'impegno di volerci dare questa straordinaria opportunità. Come tutti sanno, i fondi europei si dividono tra diretti e indiretti. I fondi indiretti passano per il tramite della regione e grazie a Nicola noi stiamo costruendo uno strumento di consenso per che le amministrazioni comunali possano finalmente avere il sostegno che aspettano da molto tempo. Strade d'Europa è una piattaforma straordinariamente intuitiva, fa di agevole accesso e credo che offra delle opportunità straordinarie per unire l'Europa ai comuni della nostra regione. Certo è che il rapporto fra i nostri territori e l'Europa ha bisogno di facilitazione, ha bisogno di snellimento, ha bisogno ovvero di programmi e piattaforme come quella che abbiamo presentato che hanno il precipuo scopo di rendere meno cervellotico e burocratico il rapporto fra le nostre comunità e l'Unione Europea, quelle nostre comunità che pagano profumatamente quelle risorse che poi ci vengono sì restituite, ma sempre tenendo conto che sono risorse dei nostri territori. Il progetto Strade d'Europa regala un'opportunità in più anche ai comuni della provincia di Frosinone. Questo è uno strumento che consente ai comuni, agli amministratori locali e ai professionisti e imprenditori di bypassare questa burocrazia e avere un contatto diretto con lo staff del deputato Procaccini per avere informazioni e non solo, anche assistenza per quanto riguarda i temi progettuali che possono essere di vitale importanza per il territorio e in alcuni casi per le imprese della nostra terra. Ringrazio il parlamentare europeo Nicola Procaccini per la grande possibilità che sta dando ai territori di attingere appunto ai fondi europei. Noi a Ceccano, negli anni precedenti, appena ci siamo insediati, nel 2015 abbiamo subito istituito l'Ufficio Europa che ha ben funzionato e che sta dando delle risposte al territorio. Anche se non siamo amministratori per un certo periodo, siamo sempre qui pronti a rappresentare la città, a rappresentare le esigenze e sicuramente saremo sempre qui pronti a difendere il nostro territorio e i nostri cittadini.